Mi avvicino alla scultura classica come scultore a piccoli passi, nei tempi recenti, per motivi di comunicazione, per motivi di raggiungere meglio l'attenzione di un nucleo di spettatori distratti da infinite immagini e input di ogni tipo. Il classico funziona ancora molto, ovviamente perché riprende l'immagine umana, per cui è un'icona, diciamo, già riconoscibile a prescindere. È anche un linguaggio poco conosciuto, nel senso che è molto usato, molto veicolato, però visto con degli occhi e con una profondità spesso e volentieri non viene compreso. Infatti oggi chi si avvicina al figurato in senso soprattutto marmoreo, soprattutto che tende al classico, per esempio il figurato contemporaneo è un figurato con dei canoni che non esistono, se non il viso che deve essere un viso e due braccia e due gambe, mentre nel classico di tutti i tempi c'era dei concetti dietro, le forme venivano influenzate da concetti più o meno elevati e questo faceva anche cambiare gli stili a seconda delle epoche, sicuramente anche la moda e il gusto, però sempre c'era un'attenzione a certe cose che oggi non si osservano più. Bisogna un pochino rimparare a vederlo con altri occhi. La difficoltà del classico è proprio quella, per cui in un volto, a seconda di che, intanto devi decidere la sua tendenza, se sei proprio sul classico, per cui l'epoca e avere chiaro cosa stai facendo. E quando si mescolano il gusto dell'ottocentesco con quello greco, ci vogliono delle attenzioni, dei canoni che vanno rispettati per non creare delle dissonanze fastidiose che poi indeboliscono l'opera. E per cui per me personalmente è un linguaggio molto difficile e complicato in qualsiasi parte, in questo caso parlando del ritratto del volto, ma lo stesso è della muscolatura del corpo, di ogni parte, delle mani, dei piedi, eccetera. Ci sono delle scelte precise da fare che condizionano il lavoro finale e amplificano o diminuiscono le informazioni che l'opera porta. Sicuramente una maggiore attenzione a queste cose fa sì che l'opera abbia un impatto molto forte, perché le cose studiate dalla sapienza dell'uomo, raccolte in perlomeno 2000 anni di storia conosciuta in maniera più forte, individuano certe fisionomiche o certe forme come più propulsive all'osservazione, più penetranti e danno vita all'opera. E trovo che questo sia un momento dove rifunziona e dove si può da lì forse anche amplificare nuove ricerche. Gli spostamenti, le deformazioni in quel caso lì devono essere molto attente, molto valutate, come sono state in tutti i tempi. Stravolgere in maniera, se non si va nell'espressionismo, ma rimanendo dentro dei canoni di un certo tipo non è semplice, anche se poi magari da uno sguardo superficiale può sembrare un classico come un altro, ma in realtà la risposta è molto vivace. I canoni a cui stavano attenti, lo spettatore, anche privo di una particolare cultura visiva, risponde in maniera molto accesa. Questo è intrigante in questo momento di comunicazione mista e piena di contaminazione di ogni tipo. Rispetto alla mia ricerca più astratta c'è un mondo di differenza tecnica, perché il classico importante ha bisogno quasi sempre di un modello, per cui ha bisogno di uno studio
in Creta, di una modellatura dove già vengono centrate certe cose, e poi dopo nella sua replica in marmo vanno ristudiati tutti i piani, perché in Creta quello che funziona non va in marmo, funziona in maniera diversa, per cui il marmo ha proprio bisogno di una sua lettura di piani, delle forme particolareggiata, per cui si entra in questioni tecniche complesse, ci vuole una tecnica di copismo, eccetera, eccetera. Mentre invece nell'affrontare l'astrattismo il percorso è in parte diverso, nel senso che l'astrattismo, che non vuol dire niente, è un po' un modo per capirsi, è fatto di infinite correnti, infiniti concetti, però nel mio caso, nella mia ricerca, si fa su un tipo di segno che è un segno interiorizzato. In che senso? Un segno che parte da una ricerca giovanile dove ti individui un tipo di segno sia grafico che tridimensionale che ti appartiene, lo studi, lo evolvi e in questa maniera lo interiorizzi. Allora affronti il pezzo di marmo, in realtà lo affronti a intaglio diretto, si dice, cioè lo affronti quasi sempre senza un modello, o perlomeno ci possono essere degli schizzi di disegno, perché ti vuoi salvare l'idea, il concetto nella tua mente. Nel farsi si crea l'opera, per cui è un rapporto diretto col marmo che per certi versi può essere anche più complicato, perché se non c'è questo percorso di ricerca è un foglio bianco che può anche spaventare. Nel mio caso invece mi entusiasma, perché inizio un viaggio che so a sommi capi dove mi porterà, ma non ne conosco tutti i particolari, per cui avvengono delle sorprese e ci vuole un certo tipo di anche elasticità e dinamicità sia mentale che manuale, e pronto a cogliere un qualcosa che appare, perché è un materiale che va rotto, pian pianino si cambia forma e la sua risposta può essere diversa da quella che te pensavi, e anzi può essere ancora più interessante. E per questo nel realizzare le opere, diciamo, in taglio diretto è un percorso più, da un punto di vista creativo, entusiasmante, più è un viaggio.